Allora, adesso siamo qui in diretta con tutti che ti vedono. Allora, inizia da poco fa ciò che stavi dicendo. Stai attraversando di nuovo un periodo brutto. Dai, inizia, dai. Allora, io ho attraversato delle 2 settimane proprio, guarda. E il nemico sempre pure per le pizzerie, figurati, l'ultima ho dovuto cambiare gli occhiali che mi sono rotti, perché senza niente, anche nelle pizzerie, lo capisci che il diavolo si diverte sempre, però io non sto perdendo la fede, ho sempre detto, vabbè, se ci pensi tu, Gesù, se sei con me, allora vuol dire che qualcosa devo combattere, devo essere forte per il tuo come si dice, il tuo programma che hai per me. Amen. Non lo so, sì così, ma ho trovato ancora un lavoro diverso, perché nessuno, ho detto io, Signore Gesù, se tu mi lasci così, come faccio a testimoniare la tua benevolenza, il tuo amore e la mia testimonianza, a chi la racconto? A me piacerebbe parlare con fratelli e sorelle, condividere le cose come tu hai fatto con gli apostoli, con la folla, diciamo. Sì. Io ho sempre pregato e sempre, continuo a pregare sempre, e quando mi alzo dico grazie Signore Gesù, che stamattina mi ha aperto gli occhi. Grazie Signore Gesù, che mi dai la forza di affrontare il nuovo giorno di lavoro. Se non ce la faccio, Signore, dammi il sostegno, dammi anche il tuo angelo a sollevarmi quando cado, dammi il mio angelo custode. Hai capito? Sì che ti capisco, fratello caro. Allora, fai tre... Forse è vanità questa, no? Fai tre respirazioni profonde perché hai bisogno di metterti in comunione. Allora, inspira 3 volte, trattieni il respiro. In comunione con chi? Con Dio. Ho avuto la voce bassa in questi giorni con il caldo, sì, capito? Sì. Però adesso si sta riprendendo, ecco, senti che è meglio, ecco, no? Vedi, però un po' rauca, no? Non ti preoccupare, ecco. Dico la sezione della piccola Arianna, che adesso è più affettuosa, cerca di parlare, non ti dico, è così intelligente che si fa capire anche con i gesti, però ancora deve fare terapia dal logopedista, no? Insomma, dal medico, per poter parlare meglio, capito? E digli alla mamma che mi chiama che ci faccio fare la terapia direttamente dallo Spirito Santo, hai capito? Va bene? Diglielo, poi se ci crede mi chiama, se non ci crede tu fai il tuo dovere, va bene? E così almeno capirà, perché ci sono delle gestualizzazioni anche nelle laringe, che se ci sei tu ti dico dove devi pressare, dove devi schiacciare per liberare le vene che sono tappate, hai capito? Va bene? Non hai capito o no? Alle faringe qua, sì. Però partono dal cuore, ascoltami, partono dal cuore, va bene? Bisogna liberare quella linea a quella bambina che possa, perché dal cuore, capito? Parte dal cuore con la digital pressione. Allora, toccati il lato del cuore con la mano destra, toccati il cuore, ecco, guarda che devi schiacciare. Non che stai schiacciando a te, immagina che la bambina con un dito solo, perché il cuore è piccolino, e con il cuore così vai schiacciando come se suonasse un pianoforte.
E la bambina, tu guardala nel viso, quando tu schiacci, lei se sente dolore, fa con la faccia così, guarda. Sai, quando uno sente dolore, e tu l'avverti, anche che lei non parla, però se riesci a parlare e dire, ah, allora già lo capirai. Ma già lo capisci dal gesto, quando tu pressi nel cuore, se c'è una vena tappata, sente il dolore e fa il risalto con il viso, hai capito? E allora, dove sente il dolore, stacci fermo 4 secondi finché si ristabilisce quella vena, hai capito? Poi ritorni di nuovo e fai di nuovo la gestualizzazione, proprio in quel punto, piano piano, stacci di nuovo ancora di più di 4 secondi, addirittura minuti, va bene? E poi vai salendo da quel punto e va a comunicare con le laringi del naso, delle orecchie, del collo, dappertutto, va bene? E devi schiacciare quando senti che lei si... quando senti che lei fa il movimento con il viso che sente dolore, già lo vedo. Non vedi niente? È accanto alla linea. Riavvia. Mi senti adesso? Sì, c'era la connessione bassa. Allora, se non mi hai sentito, riepilogo un pochettino. Sali dal cuore fino alle laringi e dove vedi che lei sente dolore, fa con il viso così oppure parla. Ai, hai capito? Lei ha il suono della voce che parla oppure no? No, ce l'ha il suono, dice no, sì, mamma, papà, lo dice. E già quando fai il movimento già dice ai! Già tu non devi schiacciare forte per le prime volte, perché è una bambina, hai capito? C'ha le vene un poco debole, capito? Piano piano, vai schiacciando e ogni volta vai schiacciando sempre di più, perché già hai individuato dove è il problema, ok? Quando hai individuato questo problema, vedrai che ogni volta che glielo farai, lei sentirà meno dolore e lei percepisce meglio tutto, le vene si liberano, il sangue affluisce dal cuore alle vene principali delle laringi, della gola, dell'udito, su tutto, va bene? Fai questo, poi mi dirai piano piano l'evoluzione che hai avuto con la Arianna. Adesso facciamo le evoluzioni, quelle tue. Chiudi gli occhi e stai tranquillo. C'hai un pochettino di nuovo di nervoso negli occhi, però non sono come prima, sono diverse. C'è una distonia nei tuoi occhi. Sarà il lavoro che non ti piace e l'hai confermato. Prendilo con la mano quel lavoro tuo. Prendilo. Tutto quel lavoro, tutta quella gente che ti disturba, prendili a tutti e li butta ai piedi di Gesù. Adesso con la mano falli girare attorno alla tua testa, sempre con gli occhi chiusi, così, svelto, svelto. Svelto, fallo girare, tutti, lavoro, via, voglio un lavoro più bello, più pulito, così, e buttalo ai piedi di Gesù, quando finisci, tutto, così, ai piedi di Gesù, a tutti quelle persone che ti hanno disturbato, tutti, qualsiasi persona che ti ha disturbato, qualsiasi persona che ti dà quell'euforia negativa, prendilo e lo butti ai piedi di Gesù. Guarda che devi rimanere tranquillo, sempre agli occhi chiusi, non aprire gli occhi per nessun motivo. Buttali tutti. Quando hai finito, respira profondamente e senti come un piacere, così, un piacere enorme che ti sei liberato di quel lavoro completamente, sempre ad occhi chiusi, non aprire gli occhi, perché dato che apri gli occhi
hai delle distonie che passano attraverso gli occhi e disturbano. Così, abbandonati completamente, tranquillamente, sempre più profondamente. E mentre hai buttato tutte queste persone, il lavoro, al mercato, la mattina devi fare orari strepitosi, mattinata presto, badare con tanta gente, con il mercato, quelle grida che ti hanno ossessionato fino adesso, prendili tutti, buttali di nuovo, e li vedi diversi adesso, li vedi diversi con più calma, e vai respirando, sempre agli occhi chiusi, buttali, 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 ah, così, buttali, 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 buttali tutti, tutti buttali, ah, così, ah, buttali, ah. C'è qualcuno che ti ha molestato lì, ti ha bisticciato con te su quel lavoro, chi è? Molto tempo fa o da recente, chi è? Se non vuoi nominarlo, non nominarlo, ma dillo, sì, c'è qualcuno che mi sono bisticciato, affermalo. Sì, sì. E dimmi. Ma non lo nomino. Non nominarlo, perché ti vedranno tutti. Allora, che cosa può essere nominato da questa persona che ti ha fatto? Ti ha molestato? Ti ha detto qualcosa di sporco? Ti ha detto qualcosa che vuoi eliminarlo e portarlo ai piedi di Gesù? Mi ha fatto del male, solo perché ha sprezzato la mia bontà, diciamo. Sì. E dimmi, ora che tu hai quella persona davanti agli occhi tuoi, prendilo, da dove vuoi tu, afferralo da un punto che lui sente dolore, dai, afferralo da un punto intimo, deve sentire il dolore, guarda, se tu lo afferri in quel punto, tu lo sai, il punto intimo, afferralo, dai genitali, e fallo girare attorno a te e lui deve gridare mentre tu afferri dai genitali e lo vedi che gli grida, ah! Sorridi tu, sorridi, come ti sei permesso offendermi, così, ridi, 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 e fallo girare attorno a te, finché ti dice pietà, e tu non hai avuto pietà di me, diglielo, 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 ne hai avuto pietà di me. Così, fallo girare, se mi senti, perché c'è la connessione bassa, fallo girare quando vedi che ti sei soddisfatto, quando vedi che ti sei soddisfatto, buttalo ai piedi di Gesù, ti sento, adesso ti sento, ti sento, c'è la connessione bassa dove sei. C'è la connessione video in pausa, riconnettati, gloria a Dio, alleluia, alleluia, gloria al Signore, alleluia. Come state vedendo, il fratello Giuseppe sta avendo una liberazione che avete visto, è molto importante. Lo richiamo.
nel frattempo che lui chiama, che si sistema, sicuramente c'è la connessione bassa, noi andiamo avanti con il nostro video. Benedire un fratello o una sorella che prega per voi dovrebbe essere un modo naturale. E così io benedirò la sorella Maria Castagno più di quanto l'ho benedetta fino adesso. Padre del cielo e della terra, ti prego, benedici la sorella Maria Castagno. Lei, suo nipote Pietro, che ha bisogno tanto di preghiere. Fratello, sei caduto? Famiglia. Sei caduto? Va bene, l'importante è che adesso sia ritornato. Allora, eravamo al punto che tu stavi prendendo per i genitali quell'uomo o quella persona, chiunque sia, uomo o donna, chiunque sia, e lo facevi girare. Inizia da lì, chiudi gli occhi e di nuovo fallo girare finché ti chiede pietà e misericordia. Fallo girare. Ecco, attorno alla tua testa con più sveltezza, come la luce, dai, forte, forte, mentre lui già si disturba perché gli fanno male i genitali, mentre che tu lo stai facendo girare, sta chiedendo pietà e misericordia, dai, e tu sorridi, sorrida, sorrida, e ti dice pietà, e tu ne hai avuto pietà di me, ne hai avuto pietà di me, quando ti soddisfi, proprio che ti soddisfa, fai questa azione, ti stai soddisfando, non hai avuto una soddisfazione così forte, guarda, quando sei completamente soddisfatto lo butti ai piedi di Gesù e lo perdoni, così, ma tu devi essere, proprio quando sei completamente soddisfatto, e lo butti ai piedi di Gesù, tu devi essere, anche che passi un giorno intero, non ti preoccupare. Così ti liberi completamente di questo disgraziato uomo che ti ha fatto del male e ti ha continuato sempre a offendere. Così vedrai che appena ti vede lui ha paura di te, ha paura. Mentre ti guarda ti si abbassa gli occhi e non può guardarti più. Così non può guardarti più finché non ti chiede pietà e misericordia. Vai avanti, vai avanti. Quando sei soddisfatto. Va bene, va bene. Va bene? Buttalo ai piedi di Gesù. Buttalo ai piedi di Gesù. Pronto? Buttalo ai piedi di Gesù. Così, bravo. Bravo. Ai piedi di Gesù. Come ti senti? Giuseppe, amore mio, come ti senti in questo momento? Sembra ad occhi chiusi, non aprire. Leggero, libero. Ma quel disgraziato ti teneva legato, ti ha maledetto con quell'azione che ha fatto. Tu sei stato completamente bloccato da quell'uomo. Adesso che l'hai buttato ai piedi di Gesù, perdonalo. Diglielo, fagli una preghiera, sempre ad occhi chiusi, davanti a Gesù. Io lo perdono, a questa persona la perdono che mi ha fatto del male. È una persona egoista nei miei confronti. Mi ha fatto proprio soffrire nel momento in cui avevo più bisogno. E io lo perdono perché lui non ha un lavoro fisso, sta sempre a girare. Ma io sta a giudicarlo solo il Signore Gesù. Amen. Gesù lo deve giudicare. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a te, Signore Gesù. Amen. Gloria a Dio. Amen. Gloria a te, Signore. Alleluia. Bene, adesso. Adesso mentre sei in quella situazione, non aprire gli occhi, prega per Arianna, per questa bambina
che l'ami come una figlia, prega, perché in quella situazione che sei il Signore ti ascolta, prega per lei. Io ho sempre pregato per Arianna, lo so, sì, lo so, ma... Gesù, che ogni giorno prego per Arianna. Sì, sì, ma adesso deve, adesso deve pregare, deve pregare di più. Voglio che mi chiami il nome, zio, voglio che lei parli, Signore Gesù, voglio che tu... Ecco.